ma il merito di tanta innovazione non è tutto mio. Certo, di fisica me ne intendo, ma il mio collega ha più dimestichezza con i dettagli tecnici. Ah, eccolo che arriva. Barry Allen, le presento il creatore di questa macchina. Io Bardeton. Benvenuto, Barry Allen. Io Bardeton. Benvenuto, Barry Allen. Tom. Sono l'ingegnere capo qui ai laboratori Fast Track. Io, Bard, è l'unico dipendente a sapere del progetto, almeno finché non lo metterò a punto. E Barry, invece, è un amico di Flash. Davvero? Lei conosce Flash, non è vero? No, io no. Dite, voi due vi conoscevate già? Va all'inferno! Stai trascinandola tutti e due! Chi è il cattivo adesso, Flash? Chi è il cattivo fra noi? No, o almeno non credo. Ma i miei ricordi sono un po' confusi. Sì, io, Bard, soffro di una rara forma di amnesia retrograda. Ah, sì? Sì, ho difficoltà ad accedere ai ricordi legati alla mia vita personale, capisce? Se vado più indietro di un anno, ho solo ricordi occasionali. Scusatemi. Ciao, Avery. Dovrei credere che ti sei dimenticato chi sei e da dove vieni. Che diavolo ci fai tu qui? Perché hai costruito quella cosa? Perché Mina mi ha chiesto di farlo. Fulmini come i suoi non li avevo mai visti prima, immagino sia opera tua. Le garantisco che il blocco è perfettamente sicuro. Sei tu che non lo sei. Cosa diavolo vuoi da me? Mi scusi, ma non ho idea del perché si alteri tanto con uno che conosce appena. Basta, smettila! Ti conosco da tutta la vita. Sei l'anti-Flash. Senta, Allen. Non ho idea di cosa parli o perché pensi che io sia un velocista assassino. Perché lo sei? No, non lo sono. Se non le dispiace, ho del lavoro da fare. Chester, dimmi se l'Argus ha emanato qualche avviso. No. Ehi, va tutto bene, capo? No, ho incontrato Ton. Che cosa? E come è evaso? Non lo so, ma usa il volto originale che aveva prima di uccidere Harrison Wells. Ma com'è possibile? E come cacchio è finito a lavorare ai laboratori Fast Track? Non so neanche questo, ma lo scoprirò. Non posso assumerla, signor Ton. Il suo curriculum è ridicolo. Beh, nessuno è perfetto. Wow. Sa, lei è davvero un fenomeno. Dopo 11 colloqui nella stessa giornata, comincio a pensare che sia solo un'enorme perdita di tempo. Insomma, andiamo. Questo me lo chiama un curriculum. La sto forse annoiando? Nel calcolare la statica quantistica nella velocità genetica, bisogna tener conto anche dei tachioni. Lavorando a questa cosa da mesi. Non c'era arrivato nessuno. Gli altri candidati erano degli idioti. Io non lo sono. Difatti ho capito che sta cercando di creare un velocista. Posso aiutarla?